buongiorno. Ma chi l'avrebbe detto che sarei ritornato qui, nella chiesa di Santa Maria dell'Isola? Che ci faccio? O meglio, la domanda la faccio a voi. A ognuno di voi io chiedo: lo sai che? E poi aggiungiamo che cosa c'è da sapere. Ma quello che forse non tutti sanno è che la storia di Santa Maria dell'Isola ha inizio sopra una grotta. Dove sto io? Alle mie spalle c'è una scalinata che ci porterà giù. Oggi parleremo della grotta, perché 600 anni fa, più o meno, una fanciulla disse che nella grotta c'era una Madonna che bisognava andarla a liberare dalla boscaglia, e questo accadde e la chiesa fu edificata. Poi sono passati secoli finché la chiesa, più o meno 70-80 anni fa, era ritornata in uno stato di abbandono, di degrado. Poi è stata tutta restaurata. È stato restaurato anche il convento. Attualmente è regolarmente la chiesa officiata, c'è messa, c'è una comunità di suore. Però la grotta che fu scoperta giaceva in uno stato di abbandono. Era forse l'unico aspetto di tutto il complesso che non è stato restaurato, o meglio, mi correggo, per il quale finalmente si stanno facendo i restauri. Ed è questo che oggi vogliamo documentare: la grotta è il lavoro che si sta portando avanti perché anche la grotta sia visibile, godibile, ammirabile. Bene, siamo qua per questo motivo. Lo sai che? Noi siamo qui per farvi conoscere la grotta. Ed eccoci all'ingresso della grotta. Noi siamo già sotto la pavimentazione della chiesa e scenderemo sempre più per almeno 10 metri, poi scopriremo anche un baratro per altri 10 metri di profondità. Ma che cos'è questa grotta? Ecco, questa grotta è una meravigliosa testimonianza di, io dico, di arte, di storia, di geologia, di devozione. È una grotta come tante altre che si trovano nel nostro territorio carsico, ma è una grotta che è stata abitata. È una grotta nella quale si è sviluppata una devozione religiosa. Come mai? Penso che dobbiamo andare indietro di almeno 1000 anni, quando dall'Oriente, dalla Grecia, sono fuggiti e si sono rifugiati qui in Puglia i monaci di San Basilio, i cosiddetti monaci basiliani, che privilegiavano come loro abitazione, luogo di culto, le grotte, e ce ne sono tante. In queste grotte pregavano, celebravano messa, può anche darsi che dormivano, ma producevano anche opere d'arte, come affreschi che fra poco noi vedremo. Ci sono affreschi che risalgono, penso, a circa 1000 anni fa. Ci sono. Poi la grotta è stata abbandonata finché intorno al 1450-1460 è stata riscoperta e sulla grotta è stata edificata la chiesa di Santa Maria dell'Isola. Ma come vi dicevo, oggi il nostro interesse è tutto concentrato in questo, diciamo così, sottosuolo. Immergiamoci nelle viscere della terra e andiamo a scoprire le meraviglie che ci sorprenderanno. La scalinata che penetra nella grotta è quasi a forma di chiocciola. Noi ci siamo fermati laddove finisce la prima rampa e ci fermiamo qui perché è un punto meraviglioso. Ci troviamo di fronte
ad affreschi antichissimi che per miracolo ancora resistono, affreschi che però erano stati abbandonati al degrado. Per fortuna, grazie anche all'impegno del rettore di Santa Maria dell'Isola, Don Leonardo Mastronardi, per fortuna sono iniziati i lavori di restauro. Chi fa il restauro della grotta? La dottoressa Elisabetta Longo, titolare della Bega Restauri, mi pare si dice, vero? Che è qui con noi e alla quale, con qualche domanda, affidiamo il compito di parlarci di che cosa sta accadendo qua dentro, sottoterra. Buongiorno a tutti, sai che Web TV. Siamo al termine quindi della prima rampa di scale, ci appaiono davanti i bellissimi affreschi sulla parete del banco roccioso, le rappresentazioni della Madonna con il bambino, attorniata da figure di santi, e vi racconto brevemente quello che sto realizzando come intervento di restauro. L'intervento di restauro rappresenta da sempre un momento conoscitivo e quindi di approfondimento anche della storia del monumento, in questo caso del complesso di Santa Maria dell'Isola. È qui infatti che tutto parte. E quello che vi voglio raccontare è l'intervento di restauro visto come lo intendo io. Allora, io sto praticando un intervento di restauro conservativo, cioè l'intento è quello di tramandare nel tempo le immagini che sono giunte sino a noi, senza intervenire in maniera consistente sulle raffigurazioni pittoriche, quindi senza un intervento di integrazione pittorica, ma semplicemente con degli accorgimenti per conservarlo nel tempo. In particolare abbiamo effettuato dei consolidamenti dell'intonaco sia nella profondità che nella superficie, e questo ci ha consentito anche di mettere in evidenza la tipologia dell'intonaco stesso e di accorgerci appunto di peculiarità e differenze che sussistono tra, per esempio, l'effigie di Santa Barbara posta sul lato qui che viene indicata sul lato sinistro e la rappresentazione appunto della Vergine con il bambino, nel senso che l'intonaco della Santa Barbara è chiaramente un intonaco più antico, forgiato con materiali in uso sin da in epoche remote, quindi l'impiego di cocciopesto, sabbia grigia e polveri di pietra mescolate ovviamente alla calce. Si presenta invece più semplice e meno articolato l'intonaco della Vergine con il bambino, che sicuramente è di appunto epoca successiva. Quindi questa peculiarità è potuta emergere proprio in seguito ad un'analisi specifica della superficie, ad un'indagine di tipo ottico-tattile che appunto ci ha consentito di mettere in evidenza la tecnica esecutiva impiegata originalmente. Adesso siamo arrivati ad un punto in cui gli affreschi sono stati completamente ripuliti dagli strati di polvere depositi superficiali, e a questo punto ci accingiamo con delle leggerissime velature ad acquerello a ridurre le interferenze visive presenti. Quando parlo di interferenza visiva mi riferisco in particolare alla presenza di questi sbiancamenti dovuti all'esistenza di queste micro lacune sulla superficie dell'intonaco affrescato. Di fronte a questa meraviglia pittorica che ha forse un millennio di vita, noi rimaniamo incantati e ci chiediamo come mai poi avesse raggiunto un degrado così compromettente. Ma qui, per fortuna, il restauro è stato avviato. La dottoressa Elisabetta Longo sta lavorando. Ecco, la vediamo proprio all'opera, nel momento in cui
sta cercando, e ci riuscirà certamente, di, uso il linguaggio del profano, di recuperare con alcuni materiali particolari il tessuto pittorico di certi spazi bianchi che il tempo, l'incuria, ha provocato nell'insieme di tutta la pittura. L'intervento che la dottoressa sta effettuando è nella parte inferiore di questa bellissima Madonna col bambino, che io spero si riesca ad intravedere nella dolcezza del suo viso, nell'intreccio della sua mano con la mano del bambino. E mentre la dottoressa lavora, mi devo complimentare perché io, pur avendo visto tante volte questi affreschi, oggi finalmente sto vedendo anche una aureola che circonda il capo della Vergine, così come la intravedo anche intorno al capo del bambino. Io sono certo che per Pasqua il lavoro sarà finito e si troverà la maniera perché diventi accessibile anche ai visitatori. Sarà una scoperta emozionante per tutti. E siamo scesi sempre più giù. Ci troviamo a circa 8-10 metri sotto il livello di pavimentazione della chiesa. E qui troviamo le sorprese per noi. Perché la grotta poi è stata curata anche dai frati minori osservanti, e ne abbiamo testimonianza su ciò che adesso potremo guardare. Qua, dove io sono, alle mie spalle, vedete un altare in parte riedificato, ma non ancora restaurato. E poi sull'altare al centro si può riconoscere un'abside piccola, antichissima, con un'altra immagine di Madonna con bambino, e ai lati degli altari due figure francescane. Sulla mia destra potete facilmente intravedere la figura di San Francesco, a cui si sta dedicando per il restauro la collaboratrice della dottoressa. E sulla mia sinistra, quasi alle mie spalle, c'è San Didacus, sta anche scritto San Diego, un francescano spagnolo a conferma di un forte legame fra la contea di Conversano e la Spagna stessa. E qui un ambiente tutto da restaurare, che si sta restaurando, e perciò io adesso passo il microfono alla dottoressa Elisabetta Longo e sarà lei che ci dirà come si sta lavorando. Ok. Siamo quindi all'interno della grotta, dove possiamo ammirare l'affresco con l'effigie della Madonna col bambino, ormai completamente illeggibile. Sono infatti rimasti soltanto due punti in particolare di pellicola pittorica che possiamo guardare proprio qui in corrispondenza del viso del bambino e qui in questa zona della bocca della Madonna. In parte si vede anche un po' il sopracciglio qui. La scoperta, diciamo, principale ha riguardato questa decorazione rossa, floreale, che probabilmente potrebbe essere la rappresentazione di un tessuto per impreziosire lo schienale di un trono. Inoltre abbiamo messo in evidenza queste incorniciature con rosso e blu alternate che dovevano, diciamo, circondare l'immagine. Si tratta di una edizione ancora successiva rispetto ai precedenti affreschi, ma senz'altro precedente alla presenza di questo altare in pietra. È molto probabile infatti che nel corso del 600 sia stato realizzato questo altare in pietra sul precedente. Lo possiamo scoprire andando a renderci conto della presenza di queste maioliche con
elementi fitomorfi e zoomorfi, che prosegue al di sotto dell'altare seicentesco. Quindi si suppone appunto la presenza di una edicola votiva che risale al potrebbe essere, diciamo, coeva alla fondazione della chiesa intorno alla prima metà del 400. In particolare, per quanto riguarda l'intervento di restauro, qui appunto sta ricomprendendo lo smontaggio di tutto l'altare e la ricollocazione degli elementi litei che verranno poi successivamente stilati per avere un maggiore ordine visivo. Le stesse operazioni di stuccatura sono state condotte già in questa zona di San Diego, dove appunto vedete questa stuccatura eseguita con inerti di granulometria e colorazione simili a quelle dell'intonaco originale. Quindi abbiamo anche noi adoperato del cacciopesto e della sabbia grigia all'interno della malta. E appunto la stessa operazione è quella che ora sta conducendo la collega in corrispondenza di queste lacune su San Francesco. Davanti a me la grotta dove la dottoressa Elisabetta Longo sta portando avanti i restauri. Dietro di me c'è una voragine di 8-10 metri profonda che conserva i suoi misteri, perché secondo i ritrovamenti fatti circa 50 anni fa, dietro quella voragine, sul lato destro di chi la osserva, c'era una tomba con uno scheletro diviso in due, lo scheletro più in giù coperto di brecciolina, la testa più in alto coperta di brecciolina. Una ipotesi che potrebbe avvalorare la tesi secondo cui Giulio Antonio Acquaviva d'Aragona, ucciso in una imboscata presso Otranto l'8 febbraio del 1481, è stato poi sepolto nella grotta di Santa Maria dell'Isola, come riportano alcuni storici. Io personalmente approfitto del canale YouTube Sai Che per dire che sto curando una piccola pubblicazione proprio sulla grotta e su questi misteri da svelare. È il momento di salutarvi. Canale YouTube Sai Che può interessare anche te. Buongiorno. Chi l'avrebbe detto? Che cosa? Facciamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, Sai Che? Web TV. Siamo di fronte alla parete del Banco Roccioso. Ed eccoci nell'ingresso della grotta. Devo guardare te.